Buongiorno, siamo in piena estate, è 12 giugno 2017, Aldo l'eremita oggi si trova in Val Brunone, ecco che sono sopra il ponte per andare a vedere una sorgente, poi vi dico l'importanza di questa sorgente, qua c'è sotto il fiume Travertino. Ve lo faccio vedere, fiume che c'è, che poi va a finire nel fiume principale Imania. Avete capito dove mi trovo? In Val Imania, però in una valle più piccola sono tuttora, che si chiama Val Brunone. Ecco che sto andando a piedi. Ora vi faccio vedere questo parco bellissimo, piccolo ma situato in una posizione particolare perché è vicino al fiume che porta sostanze benefiche e qui chi si trova qui dicono che sia l'elisir di lunga vita. Ora vi faccio vedere prima la mia merenda. L'elisir di lunga vita vuol dire anche mangiare bene e infatti ho preparato la merenda, salame di capra, il pane e bere acqua non gasata. Il cibo ve l'ho fatto vedere, ma vediamo il fatto più importante perché mi trovo nella Val Brunone. Questa è l'area del picnic. Ecco, aumento il passo e vi dirò di più. In epoca passata, secoli indietro, non troppi anni indietro però, venivano qua a fare esalazioni, si può dire, a respirare l'aria benefica di questa zona, perché questo fiume qua, come ho detto prima, il nome Travertino, emana sostanze solfure, ho detto esatto il nome. E chiamano infatti questa sorgente, guardate che bella, la chiamano sorgente solfurea, perché emana sostanze di zolfo. E infatti vi faccio vedere dove salgo ora in questo momento. La mia ombra la vedete? Salgo e vado in una camera iperbarica. Beh, non è una camera iperbarica, l'ho detto per modo di dire, perché venivano qua in epoca passata. Le persone in questa stanza, no? Stanza, grotta, rude, ecco, guardate là in fondo dove il fiume emanava il vapore di sostanze solfuree, dette giusto la parola. Io mi trovo dentro in questa specie di grotta, ecco, vedete il cancello. Ho perfino paura che mi chiudano all'interno, che passa qualcheduno e mi chiuda dentro. Comunque oggi mi trovo in Val Brunone, esco, meglio che esca, guardate che bello dentro, come una volta il soffitto. Meglio che esca di qua perché se arriva qualcheduno fuori di testa, ecco di nuovo la sorgente del fiume e una pace qua, non si sente nessun rumore, l'unico rumore che si sente è lo scorrere dell'acqua, diciamo lo scorrere dell'acqua, lo scorrere della vita, io l'ho chiamata così negli altri YouTube. Ora mi dirigo, beh, ritorno di nuovo nel ponte dove sono entrato in quest'area di proprietà comunale. E mi trovo esattamente nella zona di Ponte Giurino, prima del paese di San Omobono Terme, praticamente in Val Imagna, è una valle sopra la provincia di Bergamo. Vi saluto, spero che sia stato interessante il mio YouTube. Se volete altri punti di vista, altre opinioni, mi potete mandare dei commenti alla fine o positivi o negativi. Da YouTube di Aldo Maspero.